Al via all'ospedale dell'Aquila due nuovi servizi, la procreazione medicalmente assistita e il parto indolore. Il trattamento per le coppie sterili è affidato al dottor Franco Lisi, che ha fatto parte dell'equipe del professor Simon Fischel, che nel 90 ottenne la prima gravidanza al mondo iniettando uno spermatozoo in un ovocita con micromanipolatore. A breve la ASL comunicherà all'utenza modalità di prenotazione e recapiti per poter fruire di questa prestazione. Per l'avvio della partoanalgesia, che dopo l'Aquila verrà estesa anche agli altri ospedali della provincia, sono stati formati invece 25 operatori, tra ostetriche, ginecologi e anestesisti. All'ospedale dunque saranno avviate due nuove prestazioni, destinate ad alzare l'asticella della qualità. L'inizio delle nuove attività, ha detto il manager Tordera, è un altro tassello importante nel cammino intrapreso dall'azienda per rendere sempre più appetibile l'offerta sanitaria, attirare utenza dalle regioni vicine e al contempo rafforzare gli standard di assistenza in tutta la provincia. Per la procreazione assistita, il dottor Franco Lisi, che prenderà servizio il prossimo 15 marzo, sarà affiancato dalla biologa Carla Tatone e dai professori Sandro e Felice Francavilla, che sono andrologi. Il trattamento per la fecondazione medicalmente assistita avverrà esclusivamente in regime ambulatoriale, dura alcune ore. Grazie a queste prestazioni aggiuntive, i reparti di ostetricia, ginecologia e di neonatologia, diretti dal professor Giulio Mascaretti e dalla dottoressa Sandra Di Fabio, renderanno ancora più appetibile la loro offerta assistenziale. La partoanalgesia e il parto andolore invece verrà attuata in due momenti. Il 18 marzo comincerà a funzionare lo specifico ambulatorio e entro il mese corrente ci saranno i primi parti senza sofferenza. L'attività ambulatoriale svolgerà il ruolo preliminare al parto e si occuperà della parte clinica e di quella burocratica. Il parto indolore sarà assicurato dal reparto di anestesia e rianimazione diretto dal professor Franco Marinangeli, in stretta collaborazione con i reparti di ostetricia e neonatologia.